Amici telespettatori, buonasera, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo, un Polifemo particolarmente ricco questa sera, una prima parte in cui ci occuperemo delle problematiche del Borgo Antico, della città vecchia di Taranto. E poi, dopo queste tre parti riservate appunto al centro storico, al Borgo Antico di Taranto, ci occuperemo delle problematiche dei commercianti, del grido di dolore che Confcommercio ha levato nei confronti dell'amministrazione comunale di Taranto, ma questo in una parte successiva. Partiamo subito dalle problematiche del Borgo Antico. Ringraziamo la sede che ci sta ospitando. Sapete, Polifemo è una trasmissione spesso itinerante e il caffè letterario, sito nel cuore del Borgo Antico in Via Duomo, ha voluto appunto ospitarci. È importante che parliamo di città vecchia nel cuore della stessa. Vedremo qual è la situazione attuale amministrativamente e cercheremo anche di individuare quelle che possono essere le direttrici per lo sviluppo del Borgo Antico, anche attraverso l'innovazione tecnologica. Vogliamo lanciare degli input, vogliamo denunciare ma anche costruire. Andiamo subito a salutare gli ospiti, a partire dal dottor Ernesto Deri, consigliere comunale di Taranto, presidente della Commissione Bilancio. Buonasera Deri. Buonasera. Buonasera a lei De Gregorio, storico. Buonasera. E presidente dell'Associazione Nobilissima Taranto. E parlavamo di innovazione tecnologica ed ecco che abbiamo per Fab Lab l'ingegner Alessandro Spinelli. Buonasera. Parleremo con lui di cultura digitale. Ma andiamo subito in medias res e partiamo da Ernesto Deri. Diciamocela tutta, Deri, una città vecchia, un borgo antico che purtroppo in numerosissimi tratti, suoi tratti, sue porzioni, sta letteralmente crollando a pezzi. È un peccato perché dobbiamo considerare la forza turistica, la vis attrattiva della città di Taranto e del borgo antico. Basta scavare, basta realizzare il minimo lavoro e basta eseguire lavori pubblici di ordinaria di bassissimo livello ed ecco che emerge tutto quello che è il patrimonio, quelli che sono i resti del patrimonio appunto storico di Taranto. Eppure tanto ben di Dio, tanta ricchezza culturale e tanto degrado. L'amministrazione comunale di Taranto in che modo intende valorizzare il suo patrimonio e non limitarsi a tappare le falle, mettere in sicurezza gli immobili fatiscenti e crollanti, non pericolanti? Allora, diciamo che sin da quando, parlo per me, io di certo. Me posso parlare, dal 2012, quindi, che sono diventato consigliere comunale, insieme agli altri colleghi sia di maggioranza che di opposizione, abbiamo sempre parlato per quello che riguarda la forza attrattiva di una città di Taranto per uno sviluppo alternativo a quello che deve essere, a quello che siamo abituati, insomma, quello della grande industria, dell'arsenale e quant'altro. Quindi sicuramente quando si parla di cercare di trovare un'altra attività, una attrattività di questa città, sicuramente quello che viene in mente è la città vecchia. E la città vecchia, anche per chi viene da fuori, anche i tour operator, ma gli stessi tarantini che magari molte volte vivendo fuori, quando rientrano, insomma, dopo che hanno attraversato l'Italsidere, insomma, arrivano nella discesa che porta al Ponte di Pietra e vedono la maestosità di quest'isola in mezzo ai due mari, ed è sicuramente il nostro fiore all'occhiello che dobbiamo valorizzare. E come lo valorizziamo e come quello che stiamo facendo? Vabbè, c'è
ovviamente lo sai, lo sappiamo tutti quanti. Sento spesso parlare il sindaco e l'amministrazione di concorso di idee che stiamo cercando di dare, diciamo, come si dice, gambe alle idee, di dare forza, concretezza a quelle che possono essere. Operativamente, per capire, cioè al di là del tappare le falle, è aperto, no? Da aprile a novembre, fare un progetto che rappresenti così la piantina, no? il punto di partenza. Per di fare qualsiasi cosa occorrono soprattutto le risorse finanziarie, risorse economiche. Diciamo che sia dalla legge per Taranto voluta dal Presidente del Consiglio che verrà a fine giugno qui a Taranto, non dico che si è voluto dare un risarcimento, perché non si tratta assolutissimamente di un risarcimento, ma dopo quello che ha subito questa città è chiaro che lo Stato, quindi sia noi abbiamo dato allo Stato quando eri dal Sider o alla Marina Militare, che è sempre stato, credo che questa città e i suoi abitanti hanno dato tanto alla nazione ed è giusto che lo Stato ora debba cercare. In pratica, lei dice dobbiamo dare lo Stato, il governo ci deve dare una mano. Certo, però devo anche dire che il ministro Franceschini è venuto qui in Città Vecchia, è rimasto folgorato, soprattutto dell'ipogei, perché poi l'ha portato in giro il nostro amico Nello, l'ha portato in giro. Questi fondi arrivano o non arrivano? Luigi, tu fai delle domande, voglio dire, come se uno c'ha la sfera di cristallo. Allora, se uno già avesse la sfera di cristallo. Al momento non sono arrivati. Però al momento noi dobbiamo stare agli atti. E gli atti dicono che c'è la legge per Taranto. C'è un tavolo romano che è dedicato alla città di Taranto, non alla città di L'Aquila, perché quando sono venuti a presentare in Vitalia dice noi la stessa idea che dobbiamo cercare di ricostruire, come vogliono ricostruire L'Aquila, cioè siamo stati paragonati a una città che è stata distrutta dal terremoto, quindi nella Città Vecchia non c'è stato un terremoto, ma quasi, diciamo così. Però io una cosa me la devi far dire, perché oltre a quello che noi ci mettiamo nella Città Vecchia, perché l'anno scorso tu sai abbiamo fatto passare anche non solo la Madonna ma anche la Via Crucis, fare due giornate di giovedì e di venerdì, perché sicuramente la location della Città Vecchia è sicuramente più suggestiva, cioè gli sforzi ci sono, voglio dire, anche riportare un minimo di legalità dicendo che Palazzo Fornari deve stare, non devono stare i carabinieri, facendo le ordinanze in danno a quei privati che hanno quelle strutture che non vogliono ristrutturare, e che il comune interviene. Poi, poi ci fanno causa, Luigi, perché queste cose pure bisogna dirle. Però quello che io noto, Deri, il problema, questa è una mia valutazione, poi come ti sei permesso ad aggiustarmi il palazzo? Ma quello che manca, secondo me, è un progetto, è un'idea. Dici, io cosa devo fare della Città Vecchia? Devo fare questo. Allora, però dopo 10 anni, allora, dopo 9 anni, aspettare ancora il concorso di idee, da quando si è insediato il SIN sono passati 9 anni. Allora, te l'ho detto prima, se servono le risorse, chi le deve mettere queste risorse? A un comune dissestato, tu che cosa pensi? Che il comune ha i soldi per poter strutturare tutta la Città Vecchia? Si vuol salvare in calcio d'angolo. No, se tu mi dici che ci sono i soldi, allora non vedo i soldi, ma non vedo neanche i progetti. Questa è la cosa che più mi lascia, sembra che si brancoli nel buio. Se si dice che la dirigenza, e qua posso essere d'accordo con quegli attacchi che vengono, che la dirigenza del comune molte volte fa acqua, e sono io il primo a dirlo, che molte volte nella dirigenza si perdono le carte, quindi si apre alla concorso di idee, chi ha un progetto, chi ha un'idea, valutati, vengono valorizzati. Fermo. È un fiume in piena. Nello De Gregorio la vedo un po' accasciato, perché noto da un lato tanto amore da parte sua, tanta sete, no? di conoscenza, di divulgare, e però poi molte volte ci si ritrova con le braccia spezzate, perché siamo ancora dopo 9 anni dall'insediamento del SIN di concorso di idee. È vero che, diciamocela tutta, veniamo dal dissesto, è vero che il governo al momento i fondi promessi non sono ancora arrivati, però uno potrebbe dire, no, io
mi iscrivo all'università di medicina perché voglio fare il medico, cioè voglio sapere, decido da piccolo di fare, a una certa età, di fare qualcosa quando sarò grande. Però ancora non si sa che progetto c'è di Taranto Vecchia, della città vecchia, e quindi questo naturalmente, De Gregorio, svilisce l'impegno degli operatori culturali come lei. Ma devo dire, il concorso di idee e la certificazione del fallimento della politica programmatoria dell'amministrazione comunale di Regione Città Vecchia, diversamente non sarebbe nato. O dei tecnici. Chiaramente, ma i tecnici fanno parte dell'amministrazione, non è che fanno parte della Juventus. Allora, fanno il parte problema, io non sono ingegnere, ecco, io posso essere politico, ma non sono ingegnere, ecco, o architetto. Perché ancora una volta si è voluto fare un percorso a guazzabuglio. L'amministrazione comunale, insieme ad altri enti territoriali, subito dopo la legge su Taranto e la possibilità che un certo numero di risorse consistenti arrivassero sul territorio, che cosa hanno fatto? Hanno cominciato, come si dice a Taranto, hanno guardato progetti a destra, a sinistra, quella. Diciamo dall'Atlantica, alla cecata. O il mondo dei sogni, ha permesso tutto. Privi di una visione, di un progetto, di un programma. Allora, il problema qual è? Città Vecchia ha bisogno, a parte di alcuni interventi valorizzativi ai fini della PIL turistico-culturale, e lì per fortuna, un po' per lavori del passato, un po' per interventi dei privati, un po' per il dinamismo serio, e qui voglio cogliere l'occasione di questa trasmissione per ringraziare l'efficienza della Curia, che nel giro di un anno e mezzo sta realizzando la ristrutturazione della canonica di Palazzo Santa Croce e fra un po' sta per mettere mani al santuario Madonna la Salute. Non appena ricevuto i soldi, immediatamente è partito con i progetti e con le gare di appalto. Ora, perché mai noi siamo costretti ancora una volta ad aspettare il tavolo istituzionale per recuperare i soldi persi tre volte per Troilo e Carducci? Per incapacità dei dirigenti. Quindi ora, per discorsi, diciamo, relativi alla macchina amministrativa, alla macchina tecnica. Ora, diciamo. Però chiedo scusa, quando però il dirigente sbaglia, e poi l'amministrazione deve agire. Qui hanno mandato via solo gli assessori, solo i poveri assessori. Le puoi spostare. Posso fare dipende anche che quante volte sono anziché stati mandare spostati via i dirigenti. Ma i dirigenti si possono spostare. Quando ci sarà la possibilità di licenziare, licenzieranno. Al di là di questo, spoil system, come la città vecchia è essenzialmente l'avvio o la ripartenza di una fase di rigenerazione. Città Vecchia rinasce se viene a riabitare la gente. Ma per far tornare la gente devi creare i presupposti. Allora, se non ci sono i presupposti, benissimo, la gente se ne scappa. Allora, come partire? Noi abbiamo, non solo la mia associazione, ma in generale una serie di associazioni presenti su questo territorio, una serie di personaggi che hanno fatto la storia dell'urbanistica qui a Taranto. Non faccio nomi, ma i telespettatori sanno, non solo l'architetto Blandini, ma tutta una serie di soggetti che sono nati e cresciuti professionalmente attorno all'esperienza del piano di risanamento, hanno detto: qui bisogna fare due cose. Prima, facciamo meglio, ci vogliono decenni. Due cose ha detto, sarebbero queste cose? La prima cosa, i primi soldi, messa in sicurezza generalizzata di tutta e la città. E programmazione. Poi ricominciamo con i comparti. Allora, quanto ci abbiamo? 80 milioni di euro per Città Vecchia? Bene, uno o due comparti, quantifichiamo e interveniamo in maniera organica su quel comparti. Allora, per esempio, uno dei più comparti più semplici su cui intervenire, perché gli altri, quelli di via di mezzo, sono più delicati, sono più difficili, perché sono più degradati, basta prendere il comparto Cariati, che è quello che immediatamente a ridosso del
del Ponte di Pietra, lì ci sono già attività, però c'è una intervieni su quel subito dopo, ovviamente l'intervento pubblico deve essere capace di attrarre l'intervento privato. Se non si attivano questi meccanismi non andiamo a nessuna parte. Francamente io non capisco, non occorre essere veramente grandi urbanisti per mettere mani, occorre solo un minimo di volontà politica in quella direzione. Se invece a questa direzione programmatoria si preferisce scusate, la cacatella qua piuttosto che là, la città vecchia fra qualche anno continuerà Luigi, dopo la facciamo ma la domanda si tiene la risposta, il tecnico che ci dice ci sono problemi perché dobbiamo individuare prima l'inventario dei beni che sono di proprietà del comune a quelli che sono del privato, possono essere un limite per questo? Perché io te lo dico perché in più di qualche occasione, te lo stavo accennando prima, noi abbiamo avuto difficoltà perché non si riusciva a capire di chi era la proprietà di un determinato immobile per poter fare un discorso organico. Lo riprendiamo dopo il discorso. Ingegner Alessandro Spinelli, Fab Lab, la innovazione tecnologica, la cultura digitale. La città vecchia, partiamo quindi dai meandri, no? dal suo patrimonio storico remoto che ha radici profondissime, arriva secoli e secoli avanti Cristo, è un salto alla digitalizzazione, ad un progetto ovviamente avveniristico. Di cosa si tratta? Un salto nel futuro. Un salto nel futuro, esatto. Innanzitutto io vorrei dire una cosa, io parlo a nome di un gruppo di ragazzi della mia età più o meno che hanno a cuore il tema dell'innovazione e che avendo a cuore il tema dell'innovazione hanno pensato, si sono guardati intorno e hanno visto che nelle altre città venivano aperti questi spazi chiamati Fab Lab. Spieghiamo semplicemente cos'è un Fab Lab. Il Fab Lab non è altro che un laboratorio di fabbricazione, una piccola bottega, però come le botteghe dove i nostri nonni, i miei nonni o i miei genitori andavano a imparare il mestiere. Quando si andava a bottega. Quando si andava a bottega. Rivisto però in una diciamo in un'accezione moderna e tecnologicamente avanzata. Quindi piuttosto che il tornio con cui si producevano i vasi o piuttosto che il martello con cui il fabbro produceva i suoi prodotti, si usano degli strumenti moderni come possono essere le stampanti 3D, le macchine a taglio laser, le schede elettroniche, in generale il mondo che è collegato al computer e al digitale. Questo perché stiamo assistendo attualmente a un cambiamento del modello di produzione che si sta lentamente portando verso questo nuovo modello, questo nuovo sistema e utilizza sempre di più questi strumenti. Abbiamo molti esempi, attualmente già alcune parti anatomiche vengono prodotte con le stampanti 3D per interventi di sostituzione. E quindi lei di lo applicherebbe al patrimonio. Esattamente, storico. Noi quello che vorremmo fare, quello che abbiamo pensato è che abbiamo la necessità appunto di aggiornare le competenze degli artigiani in questa visione, in questa versione innovativa. È un progetto apprezzabile, però anche molto ambizioso. E la realizzazione è semplice, è fattibile? Allora, è un progetto ambizioso perché noi vorremmo far diventare Taranto, che è la città industriale per antonomasia, la prima Fab City italiana. La Fab City è una città che fa di questo modello nuovo di produzione il suo paradigma. Ed è un modello di produzione che è ecosostenibile e democratico perché ognuno può con una stampante 3D produrre un prodotto, quindi non è un modello di produzione centralizzato. E
sicuramente questo sarà il modello di produzione che avremo fra 20 anni magari, e quindi l'idea è quella di iniziare a preparare le competenze sul territorio, iniziare a formare i ragazzi, i bambini su queste competenze, quale può essere appunto quella di programmare, di realizzare un programma per poter poi magari applicarlo alla robotica, oppure imparare a usare la stampante 3D per produrre un prodotto che verrà messo sul mercato, perché probabilmente fra 20 anni molte più cose di oggi. Beh, saranno... È bello vedere questo filo, questo filo, no? Che unisce la realtà remota a quella futura, un discorso avveniristico. Va bene, voleva dire qualcos'altro? Sì, io la cosa importante che volevo dire è che l'idea generale è quella di aprire diversi Fab Lab sul territorio, nella città di Taranto. Il primo passo di questo progetto è l'apertura di un mini Fab Lab in Città Vecchia. Abbiamo scelto la Città Vecchia perché ovviamente da essa vogliamo far partire la rinascita di Taranto, e poi perché può essere utile avere un Fab Lab per poter formare appunto i ragazzi che abitano qui in zona sull'argomento. Una cosa importante è che abbiamo altre parti della trasmissione. Per realizzare questa cosa noi abbiamo iniziato una campagna di crowdfunding che non ne parliamo dopo. Raccolta di fondi. Sì. Dobbiamo tenere un po' di suspense. Purtroppo, vedete, io non voglio essere scortese nei confronti degli amici, ma questa è una emittente commerciale e ovviamente questa è una trasmissione autoprodotta, autofinanziata ed autogestita. Abbiamo gli obblighi pubblicitari. Noi non abbiamo fondi pubblici, viviamo degli sponsor e ogni 20 minuti c'è il tassativo, cioè la pubblicità. Dobbiamo rispettare le regole. Ecco perché talvolta sembro, come dire, duro, no? nei vostri confronti. Però prima di andare in pubblicità abbiamo ringraziato e stiamo ringraziando il Caffè Letterario, sito in via Duomo in Città Vecchia, nel borgo antico di Taranto, di Barbara e Claudia La Citignola, e la nostra Raffaella Portulano, che ci dà una mano nelle interviste, nei contatti proprio esterni con le varie realtà economiche e produttive del territorio, ha voluto intervistare appunto Barbara La Citignola per presentare il Caffè Letterario, per far vedere qual è la sua finalità anche sociale, al di là dell'aspetto meramente commerciale. L'intervista a Barbara La Citignola da parte di Raffaella Portulano e poi gli obblighi pubblicitari. Siamo qui ospiti del Caffè Letterario per la trasmissione Polifemo, che si occupa sempre anche di altre tematiche oltre a quelle politiche, per la promozione anche del territorio e quindi nell'ottica della promozione del centro storico di Taranto. Siamo ospiti qui delle gentili la signorina Claudia La Citignola e la signora Barbara, sempre La Citignola, la sorella, sì, che sono appunto le autrici e le fautrici di diverse opere, di diverse attività, interventi organizzati per la promozione a livello sociale, culturale e di svago. Quali sono gli interventi che voi operate sul territorio? Allora, buonasera innanzitutto. Noi siamo le fautrici e fondatrici di questo Caffè Letterario 2.0, cioè il cibo per la mente. È un caffè che promuove l'arte in tutte le sue forme, soprattutto un'arte eticamente e socialmente orientata, cioè nel territorio, con un occhio alla socialità e a questo territorio particolare che ci ospita, qual è la Città Vecchia, e cerchiamo appunto di promuovere l'arte in tutte le sue forme, nel senso che facciamo mostre di pittura, di fotografia, ma anche il cibo locale, ma anche etnico. Ogni sabato facciamo la musica live, poi abbiamo dei DJ set particolari. Quindi, un'iniziativa che coinvolge a 360 gradi tutte le forme di arte, promuovendo diversi interessi sul territorio, non il semplice classico svago, diciamo, che si opera nei soliti locali. Avete un occhio più attento alla cultura, all'arte.
Sì, certo, questo appunto è un caffè letterario con libri, come vedete, da consultare. È importantissimo anche il luogo in cui siamo, che è un palazzo del Settecento. Qui dove siamo sono le nicchie del Cinquecento, che erano le mangiatoie delle stalle di questo palazzo antico. E abbiamo scelto fortemente di insediarci in Città Vecchia perché crediamo nella rinascita di questo, che la rinascita avvenga da questo quartiere e con la cultura. Quindi credete fermamente che l'economia tarantina possa ripartire dalla cultura, dal territorio, dalla valorizzazione architettonica, storica e culturale? Sì, l'economia alternativa, certo. E quali sono le attività che avete promosso nel tempo e quali differenze voi avete riscontrato da quando avete aperto 3 anni e mezzo fa, vero? Sì, soprattutto noi abbiamo dovuto lottare contro il gap, contro questo pregiudizio contro Città Vecchia. Il nostro slogan, la vision, possiamo dire, è passa il ponte. Dobbiamo convincere le persone a passare questo ponte, che è un ponte anche simbolico fra una parte della città e l'altra, non solo nei periodi istituzionali, quelli possono essere i riti della Settimana Santa o l'estate, grazie a manifestazioni come l'Isola che vogliamo, sì, per esempio, ma durante tutto l'anno. Infatti qui soprattutto già dall'inizio si è creata quell'integrazione cui io, quando ho scritto il progetto, che io auspicavo, cioè dalla signora del Lions Club per esempio, al pescatore, tutti venivano qui insieme, e soprattutto la famosa signora del Lions Club non aveva paura di essere scippata o altro, e veniva tranquillamente a assorbirsi un tè o a sentirsi una conferenza. Voi siete state le prime a provare qui sul territorio, nel centro storico, un'attività di tipo culturale oltre che di svago. Siete state poi seguite a ruota da altri imprenditori locali e quindi c'è anche un certo tipo di fermento durante tutta la settimana, quindi potete tranquillizzare le persone che possono venire tranquillamente anche a passeggiare con i bambini perché c'è tanto da vedere e da assorbire. Sì, infatti anche qui diciamo, noi siamo vicino nel pieno del circuito degli ipogei, io la mattina sono sempre qui, quindi vedo passeggiare turisti e questa rinascita la vedo veramente. Certo, tanti auguri. Grazie. Rieccoci in studio, nel caffè letterario, Borgo Antico di Taranto, stiamo veramente noi occupando i loro spazi, ci stanno ospitando qui per parlare del Borgo Antico di Taranto, delle problematiche, delle prospettive di sviluppo. E riprendiamo il nostro giro da Ernesto Deri, che è un fiume in piena, come rischia di straripare, ma lo capisco perché... Difendere molte volte l'indifendibile non è facile e Deri, devo dire, ce la mette tutta. Ci proviamo, appunto. Però do atto a Deri che, rispetto agli altri consiglieri di maggioranza, ci mette la faccia, è sempre presente, si assume le sue responsabilità, diciamo, politiche, ci mancherebbe altro. Quelle che sono le mie, quelle che sono di altri, no. E allora, Deri... Non posso parlare delle mie, no? Non ne ho pochissime. Ne ha pochissime. Vabbè, se ne lava le mani con Alfonso Pilato. No, scherzo naturalmente. Un po' di meriti qualche volta. Deri, ma io mi pongo questa domanda, no? Dico, ma perché? Basta andare a Lecce, basta fare 50-100 chilometri e troviamo una realtà completamente diversa. Si riesce a valorizzare tutto a pochi chilometri di distanza. Qui a Taranto, volete saperne una? Non c'entra con la Città Vecchia, ma è al limite. In via d'Aquino, angolo via Regina Margherita, ci sono degli scavi archeologici coperti da una teca vicino a un noto bar. Bene, sono le mura annibaliche, fortificazioni annibaliche. Annibaliche, sì. C'è stato un rimpallo tra la sovrintendenza e l'amministrazione comunale per chi doveva mettere un misero cartello insegna indicante che cosa c'era lì sotto. Per fortuna è intervenuto il buon professor Carmine Carlucci, che con la sua associazione, il suo movimento, mi aiuti De Gregorio, il nome dell'associazione, Comitato per la Qualità della Vita, ha realizzato Questo cartello. Non c'è più, perché tra l'altro non si può mettere. Non si può mettere. Purtroppo. E quindi è stato tolto. È stato tolto. Però, perché giustamente è un reato mettere. Invece è bello che ci sia l'ignoranza, che deve venire il turista e deve dire che cos'è qui, boh.
Molte volte sai cosa vanno cioè, a Deri, fotografare? Parliamoci chiaro, qui stiamo pensando ai fondi del governo che mancano, ed è vero, però viva Dio, mettere un cartello tanto ci vuole. Senti, ma tu hai detto questa giustamente, è la preistoria, no? A Lecce poi, però voglio dire, da sempre, no? A Taranto, perché non credo che, voglio dire, dobbiamo dimenticarci del passato. Allora io una parentesi, qualche anno fa, parecchi anni fa, non le ridò la parola con gli interessi, però De Gregorio, il cartello è abusivo e non può stare, però tutti gli abusivi per strada, in mezzo alla strada, possono stare. Vabbè, chi ne capisce è bravo. Allora, parecchi anni fa, quindi non c'era, voglio dire, l'amministrazione Stefano e via discorrendo, io abito in Corso Italia, ci sono nello spartitraffico di Corso Italia, da via Campania fino a via Umbria, quindi dalla parte pure del tribunale dove ci sta la famosa, i ritrovamenti, gli scavi che sono stati fatti anche in quell'area, c'è il mercato di Piazza Sicilia. E notavo, io ho fotografato, penso ancora di averla, un giapponese, insomma un gruppo di giapponesi che erano venuti e fotografavano i resti delle mura nello spartitraffico, sullo spartitraffico, con le cassette della frutta sopra del mercato di Piazza Sicilia. Cioè, voglio dire, la forma mentis, il rispetto della cosa pubblica, io credo che debba partire per prima cosa dal senso civico di ognuno di noi, di ogni tarantino. Non penso che debba servire un poliziotto dietro ogni cittadino. Qualcuno lo vorrebbe, no? Vabbè, però... Qualcuno aveva detto addirittura che la polizia municipale doveva camminare con i manganelli. Beh, vabbè. Vabbè, comunque, per dire, no? Però diciamo che la forma mentis si autorizzano i vigili urbani a usare la pistola. Allora, la forma mentis si scandalizza dei manganelli, ma non della pistola. Vabbè. Vabbè, poi bisogna vedere chi ha il porto d'armi, chi non ha il porto d'armi. Lasciamo stare. Allora, la forma mentis che proviene da Taranto, nella sua cultura forse stratificata negli anni, a me è sembrata sempre quella del saccheggio. Cioè venire a Taranto per saccheggiare. Non so se per il fatto forse che ha effettivamente tutti questi resti storici e vi discorrendo che il museo non sapeva dove mettere, li metteva magari in uno stanzone, perché dice questa la colonna è a metà, non è la colonna intera, la buttiamo là nello scantinato, magari aperto pure, ci pioveva pure dentro. Il rispetto del patrimonio tarantino, della cultura tarantina, forse perché arrivavano ammiragli che non erano di Taranto, forse perché quando era l'Ital Sider la classe dirigente dell'Ital Sider all'epoca non erano tarantini, venivano da Roma, venivano da Genova. Noi abbiamo San Cataldo che è il patrono dei forestieri, quindi voglio dire, noi siamo stati sempre soggetti che dovesse venire qualcuno a dirigere questa città che non era tarantino, no? Forse manca un po' di amor proprio, forse questo è il problema. Però, di Taranto. Chiedo scusa, è giusto, ci sono tanti cittadini incivili e vanno sanzionati. Però, torniamo al discorso, cosa c'entra, cosa ci azzecca il cittadino incivile quando la non forma si riesce mentis a mettere una targa? Ma tu hai detto la forma mentis. Allora, la forma mentis del tarantino, il palazzo che sta qua a fianco si chiama Palazzo degli Ponti, giusto? Affidato, perché c'era stato chiesto al comune di Taranto, era stato chiesto all'università, l'università ci ha detto no, ci serve, è indispensabile, noi non possiamo fare a meno di questo palazzo ristrutturato con 3 milioni e mezzo di euro e via discorrendo. L'università, ahimè, non gli serviva e quindi l'ha sempre tenuto abbandonato. Ergo vandali, presumo tarantini, l'hanno completamente sventrato. Ora, che uno deve sventrare un'opera che poteva essere, voglio dire, di riqualificazione della città, no? Io non voglio dire mica che tutti i cittadini, voglio dire, sono vandali, ma qualcuno che ha visto che stavano facendo perché questi danni, perché non ha denunciato? Perché non ci ha avvisato? Perché non ha detto però, guardate che lo stanno sventrando completamente? Deri, si sono presi il montacarghi di qua. Deri, però io capisco e dico... No, io ti dico che non è facile. Però Luigi, alla fine... Allora, Luigi, facciamo così. Dribbliamo come Messi. Luigi, facciamo così. Io ti auguro di fare il sindaco di Taranto.
Beh, l'auguro. Potrei anche pensarci. Oh, allora però me lo devi far vedere tu come la ribalti come un calzino. Tra un anno potrei pensarci. Perché, diciamo così, tra il dire e il fare, io pensavo pure io, quando mi sono candidato, pensavo pure io, finalmente adesso vado nella macchina amministrativa e mi confronto. Ti confronti con personaggi e con situazioni, forse incancrinite chissà da quanti anni, che non ti permettono alcuni passaggi, perché dice non fare questo, okay, se no c'è il ricorso al TAR, non fare quest'altro, okay, perché se no ci fanno causa, non fare. Allora, in molte scelte che uno vorrebbe fare dei freni, a livello politico, dopodiché ti scontri, okay. Okay. Ti scontri con delle cose che non, okay, sono facili, okay, da affrontare. De Gregorio, forse allora per scrostare ci vuole, in senso metaforico, lo dice anche Renzi, il lanciafiamme. In senso metaforico, per l'amor di Dio, nel senso una rivoluzione culturale e operativa culturale, e amministrativa forte, cioè ristabilire la legalità e dire questo è il patrimonio di Taranto, lo si valorizza rispettando la legge, ma la legge va rispettata. E ogni cittadino deve fare di tutto per difenderlo. Sì. Però, De Gregori, io torno a ripetere, quando assistiamo che per mettere una targa ci vuole la mano di Dio, e quando la targa viene messa si dice è illegale. Beh, poi io vedo tanta illegalità combinare diffusa, e dico siamo proprio frecati, si dice a Bari. Ma ritorniamo alla città vecchia. Appunto. È una fase interessantissima questa. Io dico è la fase nella quale ci giochiamo tutti. Pochi eroi, poche associazioni, poche persone in grado di mettersi in gioco e di sporcarsi davvero le mani se la stanno caricando sulle spalle in attesa di tempi migliori. Io sono fra quelli, non da solo, ma fra quelli che si stanno caricando. Voi pensate che la mia associazione è a 5 metri da qui e a quest'ora ci sono due amici volontari che stanno ripulendo un ipogeo che un tempo, 3.000 anni verremo fa, a trovarlo, 3.000 anni fa, è stata una cava greca ed è l'unico punto dove si vede la strada bizantina. E noi siamo costretti spesso a fare operazioni, fra virgolette, ai borderline, ai limiti del lecito. Sì. Via Cava, gli ipogei di Via Cava, che oggi il comune dice di aver messo a disposizione, a me fa molto molto piacere, li abbiamo riaperti noi, sfondando muri che erano stati lì eretti 30 anni fa. E abbiamo dato la possibilità di far rinascere un tratto della città vecchia che nell'immaginario collettivo ha rappresentato fino a qualche mese fa la parte più degradata, più sporca, più brutta, più cattiva della città, cercando anche di fare inclusione sociale, perché l'altra cosa, e ritorniamo al problema della rigenerazione, l'altra cosa che dobbiamo capire, e io sono fra quelli che ovviamente opera prevalentemente nel settore del recupero dei beni ambientali e del patrimonio storico e culturale, va benissimo che la città sia attraversata da flussi di turisti, da studiosi ed altro, ma la città vecchia deve rivivere facendola rivivere, per cui il problema ritorna ad essere quello della rigenerazione. Occorre un mix fra interventi sul patrimonio pubblico, storico, architettonico e sociale, sotterraneo. Noi da soli abbiamo offerto all'attenzione ben 60 ambienti ipogei, okay, e su questi 60 ambienti colgo l'occasione, domani a Bari, ricordiamo che stiamo registrando, oggi è lunedì 14 giugno, domani, quindi domani martedì, domani a Bari viene presentata da un gruppo di consiglieri regionali, domani 15 giugno, mercoledì viene presentata la prima legge in regione Puglia, ma la prima, okay, legge nazionale di valorizzazione di ambienti ipogei, okay, insieme a Canosa, Gravina, tutte le realtà, ma che i nostri hanno dirigenti lo sanno? Qualcuno dovranno saperlo più avanti, quando saranno impegnati nel fare il censimento. Quindi questi sono
un mix fra valorizzazione del okay. patrimonio storico, artistico, culturale e rigenerazione okay. urbana. Queste due cose devono marciare okay. di pari passo. E passiamo, ritorniamo dall'ingegnere Alessandro Spinelli. Allora, ingegnere Spinelli, abbiamo parlato di cultura digitale e lei ha parlato, ha usato un inglesismo, il crowdfunding, la raccolta dei fondi. Di cosa si tratta? Il crowdfunding appunto è una raccolta fondi. In questo caso finalizzata? Finalizzata all'apertura del primo Fab Lab della rete, che sarà qui in Città Vecchia a Palazzo d'Aquino. Laboratorio digitale. Palazzo messo a disposizione dall'amministrazione comunale, che diciamo in realtà porta avanti questo progetto con il contributo di questi ragazzi cittadini attivi che vogliono collaborare e che è stato selezionato dall'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, per essere appunto presentato sulla piattaforma web. Perché la particolarità del crowdfunding è una raccolta di fondi che viene realizzata tramite il web. Quindi ognuno potrà contribuire. Come sta andando la raccolta? La raccolta sta andando abbastanza bene, siamo a 4.000 euro su 15.000 euro di raccolta e siamo più o meno a metà campagna. Ci aspettiamo che tutto il territorio risponda a questa chiamata perché la riteniamo una cosa importante appunto per lo sviluppo economico del territorio, quello di poter appunto innovare, creare competenze, creare degli spazi dove magari dei ragazzi possano appunto formarsi su queste competenze e magari potrebbe essere utile anche per trovare delle soluzioni tecnologiche a dei problemi magari che abbiamo sentito prima. Si parlava della targa che individuasse le fortificazioni, il reperto archeologico. Beh, ormai oggi tutti usano i cellulari, sarebbe molto semplice che il turista, come anche il tarantino, potesse avere questa informazione direttamente sul cellulare. Però se ci fosse la targa. Sì, però piuttosto che stare a dibattere sul problema targa sì, targa no, trovare una soluzione secondo me è anche meglio. Completi. E quindi questo giusto per fare un esempio di come questi spazi che sono appunto i Fab Lab, dove si incontrano delle persone, dei ragazzi, degli artigiani che hanno estrazioni diverse, che hanno competenze diverse, che si ritrovano in questo spazio, magari possono unire le loro e far mischiare le loro competenze per trovare okay. delle soluzioni innovative a dei problemi. Io immagino anche per esempio i pescatori visto che si tratta fondamentalmente con il Fab Lab di riportare la produzione manifatturiera in città, un pescatore che ha la necessità magari non sono esperto, però uno strumento di serrotto per tessere le sue reti, serrotto il suo strumento con una stampante 3D, magari e con le nuove tecnologie può riprodurre questo oggetto e averlo subito disponibile. Come dice? No, penso che non sono i pesci. No, parlavo di strumenti. Magari si può rompere, faccio per dire, il tappo del serbatoio dell'automobile, che è in plastica, io posso pensare di poterlo riprodurlo con una stampante 3D. Queste sono tutte applicazioni che sono potenzialmente fattibili con le nuove tecnologie. E parlando di innovazione tecnologica, la nostra Raffaella Porturano, la nostra inviata esterna, ha intervistato proprio nell'ambito della cultura digitale l'ingegner Umberto Talamo. Sentiamo questo contributo e poi ce ne andiamo in pubblicità. E abbiamo ospite qui con noi anche l'ingegner Umberto Talamo. Buonasera ingegnere, nonché professore e docente ministeriale di formazione ministeriale presso l'Istituto Righi. Quali materie insegna? Io insegno elettronica, sono abilitato anche in informatica. Però sì. So che ha un tipo di formazione che le consente di andare a creare tutta una serie di progettualità all'esterno della scuola con una serie di iniziative private che lei sta mettendo in atto in seno proprio a dei progetti che promuovono l'utilizzo, l'informazione innanzitutto di vari sistemi e la formazione nell'utilizzo di macchinari e apparecchiature
strutture di stampaggio 3D per poter promuovere una forma di artigianato innovativa. Ce ne parli? Sì, e questo non solo. Diciamo che il percorso è cominciato 3 anni fa, nel 2014, quando insieme a Camera di Commercio e CNA abbiamo organizzato il primo Arduino Day. Arduino è una scheda italiana prodotta, cioè inventata da Massimo Banzi, che è un tecnico, un elettronico molto, molto bravo, che è un nostro orgoglio nazionale, ormai diciamo è il Leonardo del nostro millennio. E quindi da questa scheda, da questo evento che diciamo raccoglieva un po' tutti i maker tarantini, è nato un po' anche il concetto di utilizzare questi strumenti per innovare a livello tecnologico quella che è, diciamo, la sì, scusa, va bene, cioè, diciamo, è uno strumento per la creatività, per lo sviluppo creativo di oggetti interattivi multimediali che interagiscono con l'esterno, diciamo, con la realtà esterna. Diciamo che questa scheda, che è stata la base della prima stampante 3D sviluppata in America, è uno strumento... Scusi, ricordiamo al pubblico che non fosse a conoscenza dell'utilizzo e dell'esistenza di queste stampanti 3D, a cosa servono queste stampanti 3D, come funzionano, in maniera molto semplice. Sì, queste stampanti 3D, diciamo, esistevano già da molti anni, però qualche anno, diciamo che una decina di anni fa è scaduto il brevetto che deteneva un'azienda americana, la Stratasys, è un americano, un folle maker americano, cioè uno smanettone. Grazie a questa scheda Arduino prodotta in Italia ne ha fatto un modello a bassissimo costo e addirittura in scatola di montaggio. Da quel momento diciamo, si sono diffuse queste macchine a livello proprio desktop piccolino, con le quali è possibile creare degli oggetti in plastica. Plastica, ma alle volte forse anche con materiali originali, vero? Si possono creare dei vestiti oltre che dei prototipi, comunque dei vestiti, degli oggetti in materiali originali, forse ci vogliono dei macchinari più costosi a questo proposito. Sì, è chiaro che lo sviluppo della stampante 3D sta andando anche su altri materiali, però se parliamo del progetto originale, quello a basso costo è incentrato appunto su costruzione di oggetti in plastica. Che rappresentino dei prototipi. Sì, che sono dei prototipi che poi possono essere, diciamo, duplicati con tecniche di stampaggio. Ma il concetto fondamentale che è legato a tutto questo tipo di tecnologia, secondo me, è proprio il concetto dello sviluppo della creatività, cioè del pensiero divergente, cioè un'innovazione legata al fatto che è possibile, quindi con strumenti semplici e a basso costo, creare delle cose. Un'ultima domanda, le chiedo solo la cortesia perché abbiamo un certo numero di ospiti, il progetto Coder Dojo che coinvolge i bambini. Sì, questa è un'altra, diciamo, cosa che mi sono un po' agganciato a una realtà che si è sviluppata già in Puglia, a Lecce e a Matera, quindi ho creato a Taranto un club dove con un gruppo di appassionati di coding insegniamo ai bambini a programmare. Okay. Allora avremo il piacere di riparlarne, grazie e buona serata. Grazie, buona serata a voi. Bene, rieccoci in studio, siamo presso il caffè letterario di Via Duomo, terza e ultima parte, prego gli amici qui in studio nel caffè letterario di essere sintetici perché abbiamo sforato un po'. Ripartiamo da Ernesto Deri, consigliere comunale di Taranto e presidente della Commissione Ambiente. E allora, bilancio, pardon. Meglio bilancio che ambiente. Sì, in questi tempi sì. Sì. Dicevo, vediamo un po', ecco, qualche progetto per la città vecchia. Beh, i progetti li abbiamo più o meno detti l'altra volta quando c'era stata questa impellenza di recuperare quante più idee possibili per quello che doveva essere poi. Anche perché che poi vedo molte volte, no? Proprio nella richiesta di fondi vengono presentati vari progetti e uno però legge, no? Legge diciamo il piano, legge il progetto e si illude.
Però poi i palazzi crollano nel frattempo. Allora, noi avevamo detto già quali potevano essere delle priorità, e all'epoca, quando fu fatto, diciamo, questa ricognizione delle, dei lavori più urgenti per fare per questa città, si era parlato anche della rete fognaria, quindi anche di mettere in sicurezza tutte quelle che sono poi i servizi della città vecchia. E quindi in città vecchia quello che era, era fare sulle indagini, i rilievi su le reti impiantistiche, no? E quindi effettivamente cercare anche di collegare, proprio in previsione di quelli che sono dei lavori successivi, anche i cosiddetti i servizi primari, no? E quindi la rete idrica, la rete fognaria, diciamo le esigenze primarie. Quindi sicuramente quelli erano i primi progetti che sono partiti, che sono stati chiesti dei fondi ovviamente per queste, per la realizzazione di queste strutture. Poi aspettiamo questa, è giusto la manna dirlo, dal cielo. No, è giusto dirlo, aspettiamo le risultanze del concorso delle idee, perché per esempio una cosa importante però che noi abbiamo fatto, una cosa, il concorso delle idee, se non hai fondi rimane, rimangono scusa, idee. Allora tu dirai, così come siamo stati anche attaccati in parte a ragione, in parte a torto, dagli ordini professionali, dice avete delegato a Invitalia e noi Invitalia a livello nazionale realizza questo progetto dove nel 99,99% ci sono i fondi, cioè c'è un impegno doppio. È vero che da un lato tu stai dicendo, dici, se ne deve occupare Invitalia, ma se ne deve occupare Invitalia perché poi dobbiamo passare dai progetti alle realizzazioni, ai fatti. Se c'è questo investimento, perché c'è un investimento a livello nazionale, cioè non si può fermare a metà, cioè nessuno si augura, no? Voglio dire che dopo che hanno fatto tutta una fase di studio, una fase di preparazione, via discorrendo, poi non si dà seguito a quello che si è lavorato, cioè ci ha rimesso anche lo Stato poi, no? Cioè questi fondi pubblici che non sono più solamente tarantini, ma sono a livello nazionale, no? Sono fondi nazionali. E poi non viene dato seguito a questi fondi, c'è una perdita per tutti gli italiani, non solo per i tarantini. Quindi da questo punto di vista c'è una specie di rassicurazione. Poi sta a noi far sì che quelli in quei progetti venga rispettato quello che può essere l'idea degli imprenditori locali, dei professionisti locali, dei sociologi, degli archeologi, di quelli che stanno sul territorio. De Gregorio, lei ci crede? Io continuo a seminare di suo. Continuo sempre. Però a seminare. Tu devi essere sempre pessimista. No, io sono realista. Cerca di vedere. Io vedo i progetti e poi vedo i palazzi che crollano. Quindi, secondo te, ci hanno preso in giro, no, come i decreti salva Ilva. No, noi abbiamo preso in giro. Chi investe nella città vecchia, che dobbiamo quindi fare? Anche questa realtà del caffè delle lettere. È da apprezzare, noi abbiamo degli eroi, abbiamo degli imprenditori che veramente amano il proprio territorio e rischiano e ci mettono del proprio. Ben vengano gli imprenditori. Ma l'imprenditore, però quello è il mestiere dell'imprenditore. Ma non devono manco perdere. Allora, sì, ma non deve essere il politico che si deve sostituire all'imprenditore. No, l'imprenditore però deve essere aiuto. Per l'imprenditore allora, l'imprenditore intendiamoci che cosa, l'imprenditore se ne va. Chi è l'imprenditore? Quello che si prende la commessa facile dello però Stato. L'imprenditore non... Quello che fa la cattedrale nel deserto però, perché ci sono finanziamenti pubblici. E poi scappa. L'imprenditore non si deve allora chiariamo chi è l'imprenditore e spiaccicarsi a terra. Chiariamo chi è l'imprenditore, perché tu al politico gli puoi chiedere di fare l'infrastruttura, di realizzare il Distripark, di realizzare il porto, di far sì che il porto sia un porto. Però poi ci devono essere gli investitori, ma gli investitori devono avere le concessionari che devono venire qua, enti che li mettano in condizione di fare di rischiare le strutture. Vabbè. Quando c'è la struttura prenditela. Come hanno fatto loro, scusami. No, il comune li ha messi a disposizione. Vogliono fare, è una buona idea. Partirà, non partirà, dipenderà da loro. Poi. Io ti ho dato a disposizione la struttura. O parla lei o parla De Gregorio. No, tu mi fai la domanda e io ti metto a disposizione la struttura. Poi vediamo se la fai valorizzare. Io più o meno ho espresso già il mio pensiero su come vedo un processo di rigenerazione
urbana che abbia appunto queste caratteristiche di fare da traino anche all'imprenditoria privata. Mi auguro che in qualche maniera, io non voglio essere pessimista fino a quel punto, mi auguro che in qualche maniera al termine di questo concorso di idee... Però De Gregorio, questo... scusi, viene il turista, no? Ora andiamo al problema del turismo. Viene il turista, per esempio Piazza Fontana, sono degli esatto. imprenditori, degli alberghi, esatto, delle strutture. Esatto. Arriva il turista e si sente dire, guarda la domenica i cassonetti traboccanti per due giorni esatto. e dice... E si siede lì, no, l'amministrazione comunale ha detto che siccome noi dobbiamo risparmiare, i cassonetti la domenica non vengono svuotati. L'imprenditore De Gregorio se ne scappa stato, di notte, questa è la realtà. Diciamocela. Lo sciopero concomitante del venerdì e del sabato, erano tre giorni, non era un solo giorno. E veniamo a questo. Non era un solo giorno, erano tre giorni. Ora, la città vecchia continua in questi ultimi mesi ad essere particolarmente attenzionata dal movimento turistico nazionale e internazionale. Io dico la stanno annusando, però siamo ancora, lo dico anche in polemica con molti amici, ah belli i turisti, no, guardate, il Modi e Fuggi è una cosa, il turismo è un'altra cosa. Devo dire che la città vecchia comincia ad essere attenzionata, per fortuna. Oggi noi siamo in grado, proprio per l'opera di una serie di imprenditori privati, associazioni culturali private, siamo in grado di offrire un'offerta turistico-culturale che non è la tipica passeggiata castello, cattedrale, cattedrale e castello. Nel nostro piccolo l'aver aperto una rete di circa 60 ambienti poggi che costituiscono una unicità non solo italiana, per certi versi mondiale, e non è un fatto da poco. Certo. Ora, peraltro, colgo l'occasione per dire tutto questo lavoro è a disposizione di quanti presenteranno, di quei gruppi di studio che parteciperanno al concorso di idee. La mia associazione è disponibile ad offrire loro questo percorso nell'ambito. Okay. Di... Però ormai è finito il tempo di non dare alcune risposte di ferma legalità in città vecchia. Il problema della mobilità su via Duomo va risolto con i vigili urbani e con le forze dell'ordine, e soprattutto noi vogliamo sapere quando arrivano i carabinieri a Palazzo Fornaro. Palazzo Fornaro è stato scippato all'associazione Maria Denghien, è stato devastato dentro, è stato per essere dato, sì, purtroppo devastato, perché per ragioni proprio edilizie, perché non erano i carabinieri, dov'è, perché non vengono, potevano essere messi a disposizione altri immobili. Non è stato fatto. Adesso però, scusa, è stato dato il Palazzo Fornaro. Però tu hai detto prima vogliamo ripristinare la legalità, e stiamo mettendo le pressioni dei carabinieri su via Duomo. È Nanni che non vengono. Ho capito, però noi gliel'abbiamo detto. Cioè, quindi questa è una cosa buona che vengono i carabinieri in via Duomo, sì o no? Certo, ma io non voglio Pinocchio su via Garibaldi, io li voglio fisicamente qui. È la caserma dei carabinieri. E allora il sindaco di Taranto faccia casino col comando generale dei carabinieri, perché la città non può essere schiaffeggiata, perché a questo punto verrebbe schiaffeggiata. Lì hai alterato un immobile storico, hai mandato via un'eccellenza culturale, il Museo Maria Denghien, e da un anno non ci vanno. E io lo voglio capire. Okay. Io questo chiedo al rappresentante della città con forza. Su quello sì, hai ragione. Okay. Però il fatto che non viene poi fatta la legalità. La legalità, bene, la legalità così. Torniamo al legalità, ordine, pulizia e illuminazione. Ecco. Sono i quattro. Okay. Chiederemo di trasferirsi però quando è città, possibile. Questo è un mondo strano. Se uno parla di legalità, viene tacciato di fascismo. Quando invece in generale quando dici certe cose forse per il contrario. Noi il fascismo lo combattiamo, perché come ogni forma di dittatura va condannato, però non è purtroppo c'è questa abitudine di etichettare come fascista chi chiede solo il rispetto delle regole. Il fascismo è da condannare, è stata una vergogna per l'umanità e per l'Italia, però ma non c'entra niente con la legalità. No,
perché c'è questo equivoco. Non lo vedo questo. Così si viene tacciato. Vabbè. Pensi un po', Cofferati a Bologna, quando era sindaco, voleva far rispettare le regole, sentivo dire Cofferati il fascista. Pensate un po'. No, là c'era il discorso che era entrato a Guazzaloca. Vabbè. Contratti dei andiamo, ritorniamo all'innovazione. Una bella notizia, ingegnere Spinelli, mi è stata data procura, ne parlavamo prima. Il Corriere della Sera ha dedicato uno spazio, queste forme innovative, dedicando un articolo. Di cosa si tratta? È uscito oggi sul Corriere della Sera, nella sezione speciale che riguarda il sociale, un articolo che appunto parlava di 5 progetti nazionali di innovazione sociale, tra questi c'era il progetto che prevede l'apertura del Fab Lab qui in Città Vecchia a Taranto. Io volevo dire, questo progetto, questo crowdfunding per aprire il mini Fab Lab in Città Vecchia si caratterizza di due cose principalmente. Primo, che piuttosto che aspettare finanziamenti che vengono dallo Stato, finanziamenti europei, per realizzare qualcosa qui in Città Vecchia si fa affidamento principalmente sulla popolazione del posto, sui tarantini, che possono in prima persona contribuire affinché sorga qualcosa di nuovo in Città Vecchia. Quindi chiunque lo volesse può donare un contributo accedendo alla piattaforma web www.derev.com e cercando il mini Fab Lab in Città Vecchia. E seconda cosa importante, il crowdfunding civico, come appunto questo raccolta fondi per aprire il mini Fab Lab in Città Vecchia, è un'iniziativa che prevede appunto l'unione di tutte le forze del territorio, dalle istituzioni ai singoli cittadini alle imprese. E secondo me è una cosa importante perché permette finalmente di poter testare la capacità di fare squadra della città di Taranto e di poter, sulla base di un obiettivo che penso che sia comune e interessi tutti quanti, riuscire a raggiungere questo obiettivo. Okay. Bene, è tutto. Ringraziamo Ernesto Deri, ringraziamo Nello De Gregorio, ringraziamo Alessandro Spinelli. Ora intanto dobbiamo ascoltare un'intervista, un contributo realizzato dalla nostra Raffaella Portulano con la guida turistica regionale Giovanni Berardi, che è un project manager. Il sito www.tarantovecchia.org, non vi dico altro, ascoltiamo questa bella intervista, poi la fascia pubblicitaria e al rientro ci occuperemo dei rapporti molto tesi tra amministrazione comunale e Confcommercio. Abbiamo realizzato uno speciale, c'è stata una conferenza stampa di Confcommercio. Confcommercio dice: l'amministrazione comunale non ci ha mai ascoltato e non ci ascolta. Ma ora l'intervista di Raffaella Portulano. Allora, salutiamo anche la guida della Regione Puglia, il signor Giovanni Berardi, che è qui con noi per testimoniarci di un importantissimo progetto di sociale, di accoglienza e di interscambio culturale. Un progetto che nasce da un'associazione, dalla promozione dell'associazione Salam, la cui presidente Simona Fernandez Cascetti è fautrice di diverse iniziative che vanno a promuovere sul territorio l'interscambio culturale nell'ottica di una conoscenza reciproca. Dal progetto Quell'angolo di mondo nasce un altro progetto, parliamo di entrambi. Che cosa avete attivato sul territorio da un punto di vista sociologico, da un punto di vista culturale, per promozionare il territorio anche in chiave economica? Certo, il progetto Quell'angolo di mondo è un progetto dell'associazione Salam, finanziato tramite la misura regionale Piccoli Sussidi, che ha puntato a coniugare l'integrazione sociale dei migranti, ospiti del nostro territorio, con la valorizzazione del centro storico di Taranto, la Città Vecchia. Da questo progetto è nato, praticamente germinato e germogliato un altro progetto, che è l'output praticamente di quanto prodotto da questo progetto, che si chiama tarantovecchia.org. Taranto Vecchia
Sicilia.org è il risultato di quanto fatto e di quanto nato dalla collaborazione tra i residenti del centro storico di Taranto e questo gruppo di migranti, attraverso il quale è stato possibile realizzare un'audioguida per supporti mobili, tablet soprattutto. So che questa guida è in 6 lingue differenti, quali sono le lingue? Ci può dire? Le lingue sono arabo, persiano, russo, francese, italiano, stiamo implementandola anche con l'inglese e il cinese per un altro progetto che svolgiamo anche per la Valle d'Itria. Dove si possono trovare questi tablet da noleggiare? Nella chiesa di Sant'Andrea degli Armeni, che è un'altra chiesa destinataria di un progetto sempre dell'associazione Salam, di alcuni cittadini residenti e di altre associazioni del territorio, che punta alla gestione partecipata del patrimonio culturale diffuso del centro storico di Taranto. Attraverso queste audioguide, sostanzialmente, che sono dei supporti multimediali disponibili anche per iPhone o Android, è possibile conoscere in queste lingue la storia di 40 beni del patrimonio culturale della città vecchia di Taranto, senza alcuna distinzione fra siti accessibili e non, in quanto la valorizzazione è anche un'azione di provocazione che facciamo per mettere a disposizione di turisti e cittadini la conoscenza di questo. Importante anche per la conoscenza dei cittadini. Ma anche per invogliare, diciamo, chi di dovere, siccome, diciamo, questo è un progetto svolto per la maggior parte grazie alla volontà dei privati e quindi anche dei cittadini e delle associazioni culturali, ad agire per quanto di loro competenza per aprire e rendere fruibile il patrimonio culturale di Taranto. Per quanto riguarda il completamento di queste iniziative private, siete stati indirizzati, non so, motivati a mettere una segnaletica all'interno del centro storico che vada a direzionare, a dare l'informazione di dove si possono trovare questi tablet? Certo, si tratta di una segnaletica smart realizzata con fondi di progetti e apposta, quasi completamente apposta, in tutto il centro storico di Taranto. Attraverso un QR code è possibile accedere al sito www.tarantovecchia.org, che fornisce informazioni di base storiche e artistiche sui beni visitati e sulle modalità di visita degli stessi. Ringraziamo, rimandi un attimo di nuovo al suo sito www.tarantovecchia.org. Grazie, buona serata. Buona serata.